Quanti sono? Su che social sono? Quali sono i top social più usati a seconda delle fasce d'età, eccetera, perché avremo le demografiche. Ok. Poi, influencer, eccetera. Ah no, guarda, normalmente il grafico ti dice che quasi tutti i tuoi utenti stanno tra i 300 e i 2000 follower, e hai due o tre fuori che sono questi qua, che eventuali sono VIP, non VIP, però va bene. Bello quando la prima cosa che fai all'aeroporto quando atterri è lasciare la macchina fotografica sull'aereo e devi tornare a riprenderla. Yeah! Ora io sto registrando, quindi se mi passate dietro siete nel video. Ciao internet, dicevamo, siamo appena arrivati in camera, quindi se non vedete il background figo questa sera è perché sono arrivato a Londra, come avete forse visto dalle tipo 9000 immagini prima, e a Londra non ho il green screen. Colgo l'occasione del fatto che sono non in hotel, ma sono venuto in un Airbnb. Che belle le coperte, ragazzi, è bellissimo. Ci sono i colleghi che stanno facendo il letto ed è stupendo. Siamo tutti insieme appassionatamente in un enorme monolocale in quattro, ma va bene così, ci piace così. Dicevo, colgo l'occasione del fatto che non sono andato in un hotel per parlare di una cosa che mi avete segnalato almeno in una ventina. L'hotel in Austria che ha trovato tutte le camere chiuse senza poterle aprire. Perché? Perché il sistema di apertura delle chiavi elettroniche, quelle cose fatte più o meno come questa, che si riprogrammano di volta in volta, beh, quel tipo di chiavi è stato bloccato da chi? Criminali informatici, hacker è un'altra cosa, che sono entrati all'interno del sistema e che hanno chiesto un riscatto. Normalmente il riscatto viene chiesto per i ransomware, cioè quella serie di malware che arrivano e cifrano il contenuto. In questo caso invece è stato richiesto semplicemente per avere di nuovo accesso al sistema di creazione e distruzione e riprogrammazione delle chiavi. L'hotel si chiama Romantic Seehotel Jägerwirth in Austria. Ha deciso di pagare il riscatto. Perché? Perché si trattava di una somma da pagare in Bitcoin relativamente contenuta, 1500 euro, ma che dava accesso immediatamente di nuovo alle camere, senza far aspettare una grande quantità di tempo. Due cose che ci portiamo a casa. Uno, se dovete fare frodi, fatelo time sensitive. Ciao, se non mi devi pagare, se rivuoi accedere alle tue camere, in due ore mi paghi X e me lo porto a casa. Ovviamente sto scherzando, non chiedete 1500 euro, ovviamente. Seconda cosa, per i sistemi mission critical, cioè quei sistemi che in realtà pregiudicano l'utilizzo di una risorsa, di un servizio, anche solo di un luogo, di un'ambientazione, forse avere una seconda possibilità di overcoming del sistema informatico per poter lo stesso accedere è una buona idea, soprattutto quando ne va, come in questo caso, della continuità del business. Ci vediamo in questi giorni, sempre qua da Londra, almeno tutta la settimana, e come sempre grazie mille per avermi ascoltato e state parati. Perché siamo coglioni. No, vabbè, grazie capita. Mille. Sai quante volte succede? Questi sono i miei, questi qua questi dentro. Vuoi, quelli di mia. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Ciao, sono Matteo, sono coglione, avevo dimenticato i biglietti da visita, ma grazie a Dio c'è Gianluca. Sant'uomo Gianluca.